po'. Ver tu cara cuando lo tengas adentro. Motívate, utilízame, dime cuando te vuelvo a ver. Pa' hacértelo como te lo hice. Hace tiempo quería meterte como te lo metí aquel día. Y hablándote malo mientras te venía. Baby, tengo sienes, pero chingando tú eres quien la tiene. Trae una libra de Cusco, candor y la queme. Me acuerdo de la otra vez, cuando te siento en la posición 4 te grabé. Desde que me pegué, me clavo todos los culos que salen en la TV. Pero tú estás más dura, tú hiciste el culo, la teta y la cintura. Yeah, contigo me voy a capela sin armadura. Hágala difícil. Nos devoramos, más nos comimos. Llevo tres días en cautiverio contigo. Llevo tres días venciendo el peligro. Devorando te sigo y no voy a parar. Llega sin partida de llevar. Se le mueve ese toto conmigo. Y en su mismo cuarto la pongo a gritar. Una nave espacial, no estoy pa' bucear. Es algo especial, una baby social. Nacas demasiado, la saco pasear. Se quiere iniciar y no es artificial. Te conocí chingamos el mismo día. Hablamos de amiga y sin monología. Desde el momento ahora estás crecida. Pero yo fui que rompí todas las averías. Quiero volver a explorar tu cuerpo. Ver tu cara cuando lo tengas adentro. Motívate, utilízame, dime cuando te vuelvo a ver. Pa' hacértelo como te lo hice. Quiero volver a explorar tu cuerpo. Ver tu cara cuando lo tengas adentro. Motívate, utilízame, dime cuando te vuelvo a ver. Pa' hacértelo como te lo hice. Cada que invito, te quita los gritos. Cuanto como tú no he visto, de ese culo soy adicto. Qué rico lo mueve, sigue así que sé lo que me lleve Cristo. Y si tú tienes yo quiero, vuelve más romperte ese crico. Todavía recuerdo tu ropa interior. Cuando fuma los ojos te cambian de color. En mi ropa Versace se quedó tu olor. Esta vez será mejor que la anterior. Hear this. Music.
10:36, ritorniamo in diretta. Ogni maledetto sabato c'è solamente una variazione di punteggio, esatto, ed è il pareggio del Cesena con il gol di Laribi. Laribi, esatto. Mentre è importante qua anche la punizione. Innanzitutto, scusate, ti interrompo, il Bayern Monaco perde in casa, no, col Mainz. Quanto? Sono 0-1, esatto. Gol di Bojan. Che poi sono gol di Bojan. Che poi sono appena cominciate le partite, sì, no? Esatto, sesto minuto. Sì. Sono appena cominciate, Matteo, le partite, quindi il Bayern Monaco credo che abbia tutto il tempo per reagire. Intanto c'è una punizione dal limite dell'area per il Latino, una punizione comunque non semplice, che perché seguiremo sempre con Matteo Giuseppone. Barriera. Vabbè, barriera. Ma, quindi, insomma, l'azione si prolunga. Così colà, come si può, dove ciò si che vuole. Si vuole, esatto. E più non dimandare, esatto. Signore, sentendosi laudare, quella è un'altra cosa. Ma Dante ormai non ha più segreti per noi. Che Dante, lo salutiamo, il giocatore del Bayern Monaco. Ricorda sempre ex amor del Bayern Monaco, ora al Nizza. Mi ha scritto in settimana, insomma, mi ha detto citatemi. Che al cor gentile a tosa prende. Lo facciamo, lo salutiamo. Ovviamente il Bayern Monaco uno fisso, noi abbiamo manco uno X. Quest'oggi, poi questa tecnologia ci sta uccidendo, Daniele, perché voi vi fate le giocate sui siti, sui conti, e quindi non possiamo sentire la schedina che si strappa. Scusate, perché c'è una mia amica che male essere salutata in trasmissione, se me lo permettete. Attenzione, dopo il gol di Pazzini la puoi anche salutare, adesso lo descriviamo. Quindi rimani in ascolto. Credo che Valerio abbia una schedina, perché appena esultato, come se avesse segnato la mano. No, è il pazzo. Vediamo il gol 10 a Roma Sampdoria, lo stesso pazzo. Sì, vediamo insomma il gol, vediamo se è un classico gol di testa di Pazzini. Ecco il cross che arrivano. No, di Rammischia, vediamo. Un gol assolutamente di Rapina ad attaccante vero. Assolutamente alla Mirko Vucinic, direi. Beh, no, più che alla Vucinic. Alla Pippo Inzaghi. Sì, potremmo dire così. Certo che oggi stanno segnando tanti bomber, perché manca appunto solo il bomber d'eccezione, cioè Alfredo Donnarumma, cioè Pazzini, Pazzini, Ardemagni, Mbakogu, Arrighini, tanti attaccanti. È proprio un bomber di categoria, famoso. Beh, attaccante, insomma, c'è l'Inter e c'è lui, quindi insomma sono tutti e due attaccanti. Secondo te il padre lo conosce? Beh sì, anche la madre, anche lo zio. Ma, sì. Marco, tu che sei un grande cultore di calcio, se la fate salutare questa secondo, aspetta, dai, tu che sei un grande cultore di calcio, secondo te Arrighini è un discendente di Arrigoni? Sì, è lui in tono minore. Ok. Ovviamente. Infatti gioca un po'. Ah, Matteo, visto che tu hai una ragazza, adesso mi saluti l'amica. Io ragazza. Volevo salutare Megan, la mia amica, che mi ha chiesto di essere salutata. Ma Megan Gale? Ma Megan Fox? Sì, siamo stretti parecchio. Ma Megan Gale invece? 2003, spot della Voda, dell'Omnitel. Era quella mora, mezza sì, scuretta. Rigore per il Cittadella, ragazzi. Attenzione. Era sempre prima dei gattoni. Ammonito anche il difensore Poli. Vediamo, e quindi sì. Rigore netto. La peraltro, la potremmo dire Arrighini on fire. Anche il Francoforte perde con l'Augusta. Intanto direi Arrighini on fire, perché comunque si è guadagnato anche questo rigore. Ma adesso andrà sul dischetto Capitan Iori, che dovrà insomma mettere tutta la sua esperienza per tentare di raggiungere un vantaggio che sarebbe fondamentale diretta, per il Cittadella. Lo seguiamo in diretta. Esatto. Comunque torna. Allora, parte Iori, allarga le gambe alla Cristiano Ronaldo. Lo para, mi sento che lo para. Quindi vediamo un po' se ci vediamo. In realtà l'arbitro si preoccupa. Guarda, ci sono delle scintille tra Litteri. Guarda, lo tira in quest'angolo e lo para. Guarda, tra Litteri e due difensori del Carpi. Guardate cosa. Guarda la posizione. Guardate poi, no? Iori va e spiazza completamente il portiere. Ma è un po' un profeta, ragazzi. Mi sono appena accorto che ho detto 7 volte guardate in radio. È stato bellissimo. Più che altro, Matteo ha delle qualità profetiche che mi ricordano quelle di Nainggolan. Esatto. Ma ho detto. Aspetta, Megan Fox è amica mia, fidate. Comunque, tornando a Megan Fox, appunto, non siamo amici, ma siamo cugini di primo grado e non c'è cosa più divina. Il resto ve lo lascio ricordare a voi. Un saluto a zia Mary che ci segue sempre. Zia Mary. Mi dissocio a nome di tutta la radio. Ma da chi? Da zia Mary. No, da quello dalle porcate che dici te. Porcate in radio non si comunque può dire. Ma sono Porcari, ex trequartista del Novara. Giusto, è vero, mi piace molto. Carpi. Comunque, io comincerei a introdurre la pagina invece. Mi piacerebbe. Non ho sentito. Comunque, insomma, meglio di no. Intanto sta reagendo il Bari piano piano. Insomma, che prova. Potrebbe trovare il e gol. Quello che volevo introdurre la pagina europea, perché sono giocati Champions League, Europa League, ritorno dei quarti di finale. No, bene, e ci sono la Champions League alla Claudio Ranieri.
Solo su Sky? No, in esclusiva, solo, no, solo su noi. Solo su ogni maledetto sabato. Ne parliamo solo, solamente noi possiamo parlarne. Giusto. Mi è capitato adesso sul web una foto molto, molto curiosa, molto divertente a proposito di Champions League. Che vede praticamente Rafinha, no? L'ex Genoa, no? Ora al Bayern Monaco. Nell'intento, durante la partita, col suo smartphone, di mostrare i replay dei gol irregolari del Real al quarto uomo. Sì, che appare divertito, insomma, cioè ha una faccia piuttosto, diciamo, spaesata, di uno che sa di averla fatta grossa, anche se non l'ha proprio, diciamo, sì, fatta l'arbitro lui, che assai. Ma insomma, ne parliamo subito. Matteo, ci vuoi riassumere i risultati della Champions? Ah, guarda, li so a memoria, sono... io, Matteo. Ah, vabbè, se li sa a memoria, Daniele, alziamo le mani. Barcellona Juventus 0-0. Esatto, quindi la Juventus è qualificata. Scusate, no, poi ho una statistica interessantissima sulla Juve. Poi, okay, insomma, abbiamo un Real Madrid Bayern Monaco 1-2 a fine secondo tempo, 4-2 a fine dei supplementari. Monaco Borussia Dortmund 3-1. C'è stata una grandissima parata, intanto, scusami, del portiere dell'Avellino. Colpo di Reni. Chi è che lo diceva? Colpo, credo, di Radunovic. Colpo di Reni era possibile, Radunovic. Era Ciccio Valenti. Sì, che sì, ha fatto veramente una grande parata. E, sul colpo e di l'ultima testa era appunto Leicester Atletico Madrid 1-1. Con appunto il passaggio turno dell'Atletico Madrid, che in semifinale incontrerà il Real Madrid, e il passaggio turno della Juventus, che in semifinale incontrerà il Monaco. Volevo sottolineare come la Juventus sia l'unica squadra, penso, nella storia del calcio mondiale a non aver preso gol in due partite. No, ecco, esatto, la statistica interessante, che potrebbe far ben sperare i tifosi della Juve, che nella moderna Champions League, quindi dal 96, insomma, da quando si chiama così, in questa maniera, solamente tre squadre in un doppio confronto non hanno subito gol dal Barcellona. Tanta attenzione qua, c'è il vantaggio della Salernitana annullato per fuorigioco con Minala, credo. Era stato comunque una bella azione di Minala, che aveva, no, Minala che aveva anche superato il portiere avversario Provedel. Ma sì, non facile per lui, insomma, a 45 anni superare un portiere così, ecco. No, ha avuto un bello scatto, ecco, sì, per essere al limite della pensione. Comunque no, scusa, ah sì, certo, il numero di WhatsApp, quindi esatto, scriverci in chat. Quindi Matteo, ripetilo adesso. No, quindi potete scrivere o sul sito lì di Spreaker sotto la trasmissione in diretta, oppure su chat di Facebook, che, insomma, sì, insomma, ogni insomma, per vedete un po'. Ah no, anche su Facebook Matteo. Salutiamo anche Alessia, che ci segue sempre. Che sta facendo la carbonara. Adesso scriverà proprio la carbonara. Ma la domanda sorge spontanea a questo punto: la mangerà da sola la carbonara? O... No, sta con una sua amica. Che okay, si dice così, ma esatto, no, al giorno d'oggi. Magari un'amica di Milano, no? Sì, quelle, sì, okay. Del Congo. Del Congo, della Repubblica Democratica. No, però appunto volevo finire di dire questa curiosità, questa statistica. Che lo fa godere come le galline a primavera? Sì, cioè, no, perché è molto interessante. Se non sbaglio, la Juventus in tutta questa Champions League ha subito solo due gol. Ha subito solo due gol ha subiti nei gironi. Uno col Siviglia, in casa del Siviglia. Esatto, però nella moderna Champions League solo tre squadre nel doppio confronto non hanno subito gol dal Barcellona. E sono state... Sì, ce ne sono tre. Una è stato il Manchester United nella semifinale 2007-2008, sì, che poi vinse in finale il contro Manchester il contro il Chelsea a rigori. Con quello scivolone di Terry che smetterà di giocare, sì, no, si è interessato lo Swansea. Madonna, esatto, che stava facendo. Invece la seconda squadra che non subì gol fu il Bayern Monaco, sì, nel 0-3, no, 2000... 3-0.